Ok, ci mette sempre qualche secondino prima di essere realmente live e poi su Facebook. Eccoci qua, inizia ad apparire il... Ciao Andrea! Ciao, buongiorno. Buongiorno. Ascolta Andrea, intanto ti voglio ringraziare per come si dice, la sveglia mattutina, perché qui da noi sono le 10:30, però da te sono le 9:30, no? Sì, esatto, no, guarda, è un piacere veramente, anzi, volevo farti i complimenti per la tua pagina perché è veramente una pagina molto interessante. È un piacere svegliarsi un po' prima per fare una chiacchierata con te. Ma figurati, allora, grazie mille, veramente. E niente, ascolta Andrea, prima di tutto, dove ti trovi? Dai, poi ti faccio la presentazione, facciamo queste due chiacchiere in maniera che diamo il Sì. tempo alla gente di connettersi. Dove ti trovi? Allora, io vivo a Southampton, una città nella costa sud dell'Inghilterra, diciamo a una novantina di chilometri da Londra, quindi sono, diciamo, ben collegato. E, sì, vivo qui ormai da un anno e mezzo, quasi, no, da un anno e 4 mesi e niente, sono qua. Ok. E come si sta? Come si sta Southampton? Ma guarda, ti dico la verità, è una città molto molto bella, dove si vive molto bene. Una città che ha un grandissimo porto commerciale, dove arrivano un sacco, insomma, di crociere anche, cose del genere. Di fianco proprio che confina con la città c'è un national park che si chiama, insomma, la New Forest, che è un posto ricercato dai turisti di tutta l'Inghilterra, quindi non mi posso lamentare, si vive molto molto bene sul mare. Si sta molto bene. È più conosciuta per il calcio che per il rugby, no? Io Sì, mi sì, sì, sì. ricordo che il Southampton era una di quelle squadre storiche che faceva le varie coppe UEFA, eccetera, eccetera. Sì, no, Southampton c'è ancora la squadra di calcio, ovviamente in Premier League. Ovviamente questa grande città, diciamo che il calcio va per la maggiore, avendo una così importante squadra storica, è anche forse per questo che, diciamo, in questa parte geografica qui il calcio è un pochino più va un pochino più per la maggiore rispetto al rugby, ecco. Ok. E tu, Andrea, beh, io lo so, ma te lo chiedo. Tra l'altro, lo so, faccio un disclaimer, già a inizio così di chiacchierata. Lo so perché ho appena sentito un'altra intervista tua, perché stamattina mi sono svegliato e metto Facebook e vedo una pagina fantastica di un amico, allenatore efficace. E ha tirato fuori Sì. un'intervista tua. E quindi lo dico anche per chi ci ascolta, cercheremo magari di non toccare tanto una presentazione in generale, poi tu con Alessandro parli molto del sistema formativo dei giocatori, cioè di come i giocatori poi arrivano fino, diciamo, alle varie selezioni nazionali o delle counties, no? Esatto, sì, esatto. E quindi magari lo dico per chi ci ascolta e chi ci seguirà anche dopo, tutta quella parte lì io poi metterò il link e la potete andare a vedere direttamente su Allenatore Efficace perché è interessantissimo. Pensa che stamattina io ascoltando quello che tu hai detto, essendo che anch'io sono un pazzo del rugby, ascoltando quello che tu hai detto, sono andato su YouTube a cercarmi le partite di London, no, di England Counties, Sì. eccetera. E caspita, però il livello, poi andiamo al nostro, però il livello è alto, insomma, non, perché tu dicevi di questa differenza tra diciamo, le accademie dei club e le Esatto. accademie però il livello è alto. Io ho visto No, una no, partita Inghilterra-Irlanda, caspita, come giocano. No, è molto alto, c'è tanta competizione, quindi sì. È veramente un piacere, diciamo, essere coinvolto in una struttura del genere, come, insomma, sia come selezionatore che come allenatore. È veramente, insomma, è un'esperienza che veramente ti aiuta sia a crescere a livello formativo, ma anche ti fa rendere conto di come appunto i ragazzi di quell'età vogliono arrivare al massimo che possono, ecco, è veramente interessante. Anche perché poi facevo
e poi chiudo l'argomento, però mi aggancio un attimo per chi la vuole vedere, poi vado alla presentazione e andiamo sull'argomento di oggi. Però facciamo un ragionamento ascoltando quello che tu hai detto con Alessandro, così facciamo anche delle connessioni, eccetera. Che quando alla fine tu dicevi che chi gioca in, diciamo, nel sistema scolare più club fa un percorso, mentre invece chi gioca con l'Academy fa un altro percorso. Però caspita, anche questi ragazzi che giocano nelle scuole, dicevi che si allenano 5 volte alla settimana a scuola, più 2 nel club, cioè, fanno una cosa quasi, quasi semiprofessionale, sì. Insomma, ecco. Sì. Immagino che sì. Allora, innanzitutto bisogna fare una distinzione tra il tipo di scuola, perché, come dicevo con Alessandro, la scuola privata in Inghilterra ti dà, richiede magari una, e ti dà anche un'opportunità di allenarti e avere delle strutture diverse dalla scuola pubblica, ok? Molti giocatori, fin da ragazzini, quindi ti parlo di 16 anni, se hanno delle come posso dire, rilevanti, diciamo, aree nel proprio curriculum che, per quello che puoi avere di rilevante a 16 anni, ottengono quelle che sono le scholarship, quindi vanno in questi college privati, ma già da 16 anni non pagano la retta. Però come in America, di... come in America nei college. Esatto, okay. come il ritorno il college ti chiede, però tu giochi a rugby per me. E quindi dopo lì, avendo allenatori, avendo strutture, avendo tutto, questi qui si allenano tutti i giorni quasi, più o meno, giocano o il mercoledì o il sabato, e quindi insomma, e poi questi ragazzi devono anche, giocano anche per il proprio club, quindi è una cosa, sì. Andrea, ti faccio una domanda, volevamo parlare di, ma parleremo anche di altro, sì. Però mi sono collegato perché era troppo interessante tutto quello che avete, certo, che avete detto. Certo. Ti faccio una domanda, questi college privati dove tu puoi accedere a delle scholarship, sono aperti anche a studenti esteri? Per esempio, se c'è un ragazzo italiano bravo, forte, che invece di farsi il percorso accademico italiano, accademico nel senso delle accademie federali, piuttosto che giocare nel Benetton o nel Petrarca, che ne so, volesse provare quella strada lì, è qualcosa fattibile e che tu consiglieresti? Ma guarda, sono cose totalmente diverse secondo me, perché cioè, il rugby è parte integrante dell'educazione scolastica, ok? Il rugby, come il football, il cricket, dipende poi da quello che un atleta vuole fare. Entrare nei college inglesi è un percorso un po' a sé, perché ovviamente la struttura scolastica dell'Inghilterra è molto diversa dalla struttura scolastica italiana. Loro già, quello che per noi è l'esame di terza media, loro già da lì, dai voti che prendono lì, hanno poi una strada da prendere per il loro futuro, mentre invece da noi l'esame di terza media, no? Addirittura, io adesso non so neanche come funziona adesso, però quando lo feci io al tempo, 15 anni fa, era tipo sufficiente, buono, ottimo, distinto, insomma quello che è, però era, diciamo, un voto generale. Qui ti danno proprio per ogni materia, e qua e il grado che prendi per ogni materia, A, B, C, D, così, poi ti dà la possibilità di entrare in qualche college. Di già, quindi se tu non hai già superato la secondary school con dei voti, diciamo, abbastanza decenti, queste scuole private fanno, capito, entrare non è facile. Sicuramente avere già un setup del genere a 16 anni, 15 anni, quando tu cominci da noi le superiori, fa la differenza. Perché? Perché le scuole private, innanzitutto i costi delle scuole private qui sono molto molto alti, e poi per il livello degli allenatori e per le strutture che ti danno. Quindi sicuramente per un ragazzo a 16 anni avere degli allenatori che sono nella maggior parte delle volte ex professionisti, giocatori professionisti, e avere 3 o 4 campi in erba perfetta dove allenarsi, oppure piuttosto che campi in sintetico, eccetera, eccetera, fa la differenza. Magari a livello di club
purtroppo, o per altri motivi, i club non hanno le stesse risorse che possono avere le scuole private in Inghilterra. Quindi sicuramente è potrebbe essere un'esperienza molto formativa già per un ragazzo a quell'età, ecco. Ok, no, te lo chiedevo perché mi era venuto in mente che negli Stati Uniti, ad esempio, nella pallacanestro è un'opzione che adesso sempre più ragazzi italiani stanno scegliendo, cioè quella di andare nei college, in quel caso si intende college, l'università, e prendono. Dicono, gioco bene a pallacanestro, ci sono delle scholarship e loro hanno la possibilità di studiare lì gratuitamente, però ovviamente devono giocare per il college, che poi è quello che loro vogliono fare, insomma. Che poi è la stessa cosa che c'è anche qui nel campo universitario, che è quello dove lavoro io. La stessa cosa di cui ti ho parlato funziona per il rugby, non per tutte le università, ma per quelle università che scelgono il rugby come focus sport. Quindi ci sono 10 università che fanno il campionato Bucks Super League, sono totalmente professionistiche, e loro offrono la possibilità di laurearsi gratuitamente, però, diciamo, scelgono lo studente, dicono vieni a giocare per me e poi studia, però insomma anche lì hanno un setup di strutture e di coaching team totalmente professionale. Okay. Ma tu pensa che... Io ho un'amica di mia moglie che vive lì a Londra, e lei diceva che quando doveva scegliere la scuola dei figli, quello che le dicevano le amiche è che uno dei parametri migliori per scegliere la scuola di tuo figlio, anche se lui non vuole giocare a rugby, è cercare una scuola che abbia un buon programma di rugby. Esatto, dice, se hai una scuola con un buon programma di rugby, quella sarà sicuramente una buona scuola. Incredibile sta cosa. Esatto, sì. Qui va molto il prestigio, Danilo, della scuola. Cioè ci tengono tantissimo al prestigio della scuola, soprattutto le scuole private. Quindi diciamo avere un buon programma di rugby è uno dei fattori che ti diciamo fa risaltare la tua scuola, sicuramente. Va bene, dai, nel frattempo abbiamo detto che parlavamo di altro, invece ci siamo fermati su sta cosa qui, ma era troppo interessante. Stamattina ho sentito quell'intervista. Allora, io inizio come sempre con la tua presentazione. Aspetta che me l'avevi mandata qua, la ritroviamo. Eccoci qua. Allora, oggi avrete capito che abbiamo con noi un ragazzo italiano che sta in Inghilterra, ex professionista, e adesso ti leggo, vado con la tua presentazione. Allora, il mio ruolo di responsabile dello sviluppo del rugby è un ruolo creato dalla RFU, che mette anche la maggior parte dei fondi. Praticamente mi occupo di tutto quello che riguarda il rugby all'università. Veramente interessante. Lavoro per entrambe le università di Southampton, University of Southampton e Solent University. Il mio lavoro varia dall'organizzare il campionato universitario tra le halls, dove gli studenti vivono, ad occuparmi dello sviluppo delle squadre universitarie che competono nel campionato ufficiale BUC. Sotto di me ho 11 club universitari per il quale sono il principale referente il tramite con la federazione. Porto avanti il programma di rugby femminile alla Solent University, dove sono head coach. Oltre a questo organizzo corsi allenatori e arbitri per quegli studenti che durante il loro percorso universitario si vogliono formare e vogliono prendere una di queste due qualifiche. Mi occupo sia del reclutamento di nuovi studenti nei vari club di rugby, sia della transizione di quelli che una volta laureati cercano un club dove giocare qui nell'area. In realtà mi occupo di tante cose diverse a differenti livelli, sia con chi è a livello base, sia con la squadra universitaria che punta alla promozione per salire nelle categorie BOC. Oltre a questo, al di fuori del mio lavoro, alleno un club chiamato Havant RFC, con il quale abbiamo raggiunto la promozione e la prossima stagione competeremo a livello 5 in Inghilterra. E sono selezionatore e allenatore della mischia della selezione Under 18 di Londra per England Counties. Praticamente tutte le regioni della parte sud-est dell'Inghilterra si incontrano tra loro, i giocatori migliori vengono selezionati per formare London and South East Team. Ok, ho appena concluso il livello 3 da allenatore inglese un mese fa, ma in più hai anche un'esperienza da ex giocatore, Andrea, giusto? Sì, ho tanti anni di
di esperienza in Italia, dove ho praticamente giocato in tutte le categorie. In realtà la mia esperienza incomincia dopo le giovanili, quando a 19 anni ho scelto di trasferirmi un anno in Nuova Zelanda per giocare a rugby. Giocare a rugby, insomma, per imparare la lingua, insomma, è un'esperienza di vita, non era proprio correlata al dire ah no, vado lì perché voglio diventare chissà chi. Era un ragazzo di 19 anni che aveva la passione per il rugby e no, e devo dire, vabbè, voglio fare un'esperienza all'estero, dove vado? È come uno che gioca a pallacanestro e dice, vabbè, vado negli Stati Uniti. In America, certo. Esatto. Sì. Quindi niente, sono andato lì, ho fatto la mia esperienza di un anno dove ho lavorato, ho imparato l'inglese, ho giocato tanto a rugby per diverse categorie, perché ero riuscito a fare sia le giovanili dove giocavo per poi finire la stagione in seconda e in prima squadra per una serie di eventi, insomma, quindi è stata un'esperienza molto formativa. Dove eri in Nuova Zelanda? Auckland University Rugby Club. Okay. Non c'entra niente con l'università, è un club che si chiama Auckland University, è aperto agli studenti, ma è anche un club normale, insomma, dove tutti possono giocare. E, finito questo, sono tornato in Italia e mi sono accasato a Noceto, insomma, quello che lo chiamano il grande Noceto, no? Perché sono stati 3 anni... veramente molto intensi, dove all'inizio della mia carriera siamo riusciti con Filippo Frati alla guida, anche lui ancora nella veste di giocatore e allenatore, perché al tempo ancora giocava, siamo riusciti a vincere la Serie A2, a fare i playoff per la Super 10, l'anno dopo abbiamo fatto la 1, abbiamo vinto anche la 1 e poi siamo andati in eccellenza o in top 12, no, in eccellenza si chiamava quella volta. Con la fusione, no? con la Rugby Parma, quindi il primo anno dei Crociati Parma, e anche lì come prima esperienza arrivammo ai playoff che poi perdemmo contro Rovigo, semifinali scudetto. Quindi insomma sono stati degli anni belli, belli tosti. Per poi... Che ruolo giocavi, Andrea? Scusa, ho sempre giocato pilone destro. Ok, perfetto. Sempre, non ho mai giocato nient'altro, quindi ho finato il mestiere. E poi mi sono trasferito all'Aquila una stagione, anche lì un'esperienza molto importante, molto bella, sicuramente una tradizione di rugby unica in Italia, per poi l'anno dopo andare ai Cavalieri Pato, sempre in eccellenza, e anche lì esperienze importanti tra la Challenge Cup, finali scudetto, e tra l'altro certo. Che perdemmo proprio contro Casellato e Mogliano, per poi accasarmi a Rovigo 2 anni, anche lì Rovigo sicuramente una delle piazze più importanti, lo sappiamo, d'Italia, dove sia da giocatore che da allenatore che da tifoso, insomma, è un piacere essere coinvolti, e per poi tornare al mio club di origine, il Pesaro Rugby, nella veste di allenatore e giocatore, dove abbiamo fatto 2 promozioni della Serie B e la Serie A, e poi 3 anni sono stato lì per poi trasferirmi in Inghilterra, quindi insomma ho toccato un po' tutte le serie italiane, dalla Serie B all'eccellenza, alla Challenge Cup e tutto quanto. Ma tu, se mi permetto, Andrea, sei ancora giovane, potresti ancora giocare, diciamo. Sì. No, quanti anni hai, se mi posso permettere? Io ho 32 anni. Okay, ok. 32 anni. Non sono stato tanto fortunato nella mia carriera con gli infortuni, purtroppo. Quindi, insomma, questi mi hanno un po' rallentato. Però sì, no, io ancora quando posso cerco di rimanere in attività. Ovviamente adesso, essendomi focalizzato sul mio ruolo da allenatore, cerco di la parte dell'allenatore ha la priorità, quindi insomma anche da quando ho trovato questo lavoro con la federazione nell'università, spendo tanto tempo sul campo come allenatore, ho meno tempo per allenarmi per me. E insomma, diciamo che siamo in questa fase di transizione verso da giocatore allenatore, ecco. Ok. Non ti manca un po' il campo? Non... Ma non lo so ancora, perché finora sto sempre sul campo, sia con una veste o in un'altra, però sì, no,
per adesso sono contento di quello che ho fatto, delle scelte che ho fatto, quindi non lo so. No, ma tra l'altro alla faccia dell'essere contento, nel senso che sei riuscito, io credo, stai realizzando quello che è il sogno di moltissimi appassionati di rugby, cioè hai vissuto il rugby totalmente. Nuova Zelanda, la mecca di ogni rugbista, poi hai giocato ad alto livello in Italia e adesso io credo che per quello che noi da fuori vediamo, il modello di formazione, e iniziamo a parlare di questa cosa qui, dell'RFU, sia uno di quelli più all'avanguardia che si trovi nel mondo. Come sei riuscito a entrare all'interno di questo mondo qui? Magari anche per qualcuno, magari che dice, caspita, mi piacerebbe anche a me, come si fa, come si arriva lì? Ma guarda, io sono stato, ho avuto la fortuna... Intanto Andrea, scusa se ti interrompo, certo, no, ma arriva un commento, Domenico Vettorello dice, a Villorba cerchiamo un pilone destro. Sono troppo vecchio. Vai. Il tutto è scattato dai 3 anni che il mio club di origine, il Pesaro Rugby, mi aveva offerto di tornare a casa con la veste di giocatore allenatore. Lì diciamo che ho iniziato a capire, nonostante essendo giovane, perché mi sembra che lo feci quando il primo avevo 27 anni, 28 anni, lì iniziai a capire che in realtà la parte di allenatore mi interessava, cioè una cosa che avevo preso così com'è, no? Più che altro era di dire, ok, se c'è da trasmettere l'esperienza che ho accumulato in questi anni sul campo e tramite, avendo avuto la fortuna di lavorare con atleti, allenatori di altissimo livello come, non so, Pippo Fratti, De Rossi, piuttosto che tutti i miei compagni di squadra, no? Da quale ho imparato tantissimo, stranieri, italiani, e poi ragazzi che adesso sono anche tuttora coinvolti, no? Penso, non so, Nicola Gatto, che è un ragazzo che è altamente preparato per quello che sta facendo con la Benetton, per quello che sta facendo adesso, che andrà a fare a Mogliano, e tanti altri. Insomma, se dovevo trasferire questo bagaglio di esperienza ai miei compagni di squadra, perché no? In realtà poi io dopo ho capito che era una cosa che mi interessava, quindi ho scelto di continuare questa esperienza in Inghilterra, e la mia fortuna è stata quella di trovare un club che mi ha dato la possibilità e mi ha aiutato qui in Inghilterra, supportato, dandomi il ruolo di Head of Academy. Quindi io il primo anno in Inghilterra ho utilizzato ancora la mia carriera da giocatore per trasferirmi qua, perché giocavo nella quarta divisione inglese, che è semiprofessionismo, quindi con insomma questo canale, insomma, di ancora come giocatore, sono riuscito a trasferirmi in Inghilterra ad allenare la mischia della prima squadra, quindi solo la mischia chiusa, però essere coinvolto anche un po' nella parte di allenatore e giocatore, per poi invece essere un ruolo di capo allenatore dell'Academy. E questa, insomma, è stata un'esperienza molto, molto forte, perché, no? Quindi diciamo, prima c'è stato un passaggio da giocatore, no? Esatto. Ok, perché c'è una domanda anche di Angelo Ianiozia che dice, come fa un professionista giovane e motivato che ha vissuto esperienze di buon livello ad uscire dai radar tecnici federali per poi essere assunto direttamente dalla federazione inglese? Però forse abbiamo risposto a questa cosa qui, se vuoi approfondire, ma c'è stato questo passaggio, no? Sì, no, no, allora io non sono uscito dai radar della federazione, perché non ci sono mai entrato, nel senso che io non ho mai detto in Italia, ah, voglio fare il tecnico, voglio provare a scalare le cioè è stata una cosa sicuramente un po' casuale, che no? Si è evoluta a lungo andare, ecco. Poi non lo so, volevo solamente fare un'esperienza diversa. Io ho fatto anche il primo livello in Italia, quindi insomma avevo cominciato, no, la formazione come allenatore in Italia, per poi ho detto volevo provare, no? Ma poteva essere un successo, come poteva essere, no? Dici, vabbè, al massimo mi faccio un'esperienza in Inghilterra, che, no, come giocatore, che al massimo, no? Non è mai una cosa
che poi mi pentirò nella vita. Quindi, poi da qua invece, quando appunto ho incominciato l'esperienza come capo allenatore dell'Academy, sono riuscito a prendere, cioè, ho fatto il secondo livello inglese, allora lì ho capito, ho detto, beh, forse, e anche e soprattutto dai feedback delle persone coinvolte, no? In questa struttura, in questo, sì, in questo club, così tutti quanti, insomma, apprezzavano il mio lavoro, il numero dei giocatori è aumentato, i genitori erano molto contenti, abbiamo avuto un sacco di risultati sul campo, sia sul campo che fuori. Allora ho detto, ma sai cosa, forse allora è il momento giusto per intraprendere questa strada. Quindi diciamo che la federazione italiana non c'entra niente. Io è stata una cosa che come, ho navigato a vista e fino ad ora mi trovo qui. E poi appunto da questa esperienza con l'Academy ho visto questo lavoro all'interno dell'università, mi sono presentato, ho fatto il colloquio, ho mandato il mio curriculum, ho fatto il colloquio e dopo il colloquio sono stato preso, quindi mi ritrovo adesso a avere la fortuna di lavorare all'interno delle università, che qui è ancora considerato come percorso di formazione, perché hanno appunto per la struttura di come è strutturato il rugby all'interno dell'università, e avere la fortuna che il mio ruolo sia un ruolo, come si dice, sponsorizzato dalla federazione. Ecco, quindi, siamo qua, però non è stato niente di pianificato a tavolino. No, ma è bellissimo quello che tu hai risposto, che poi, insomma, è la verità, nel senso che tante volte magari qualcuno pensa in Italia, adesso ho avuto l'occasione di parlare l'altro giorno con un ragazzo che sta in Ecuador, ho conosciuto un ragazzo che allena la nazionale femminile di Malta, adesso ho parlato con te, a me è capitato di allenare la nazionale femminile lituana, adesso sono in Spagna. Tante volte, come fai ad arrivare lì? Non è che c'è una bacchetta magica, prendi, ti butti, ti impegni e poi ci provi, dici, vabbè, mi interessa se faccio questo, e tante volte basta chiedere, tante volte ti dicono di sì, certo. Oppure passi appunto a un percorso, fai un concorso, quello che serve. Quindi anche tanti ragazzi in Italia, se possiamo dare un consiglio, e lo volevo chiedere a te, se qualcuno ha voglia di allargare un po' il suo abaco di esperienze, basta provarci, insomma, cosa ne pensi? No, guarda, assolutamente, io quello che fa la differenza, come dicevi tu, non è tanto ma come ha fatto, è il lavoro che c'è dietro, perché magari parlandone, no, come tra me e te, così uno dice, ah beh, magari ho fatto questo, però è il come e la dedizione che ci hai messo, nel senso che io dal primo momento che sono venuto qui ho studiato tanto per diventare allenatore e per capire come si allena. Perché non è che se tu sei un buon giocatore, o sei stato un buon giocatore, o diventerai un bravo allenatore, perché sennò tutti i club avrebbero 20 allenatori, no? Perché tutti i giocatori professionisti, una volta finita la carriera, diventerebbero allenatori. Come non è detto che chi non ha allenato, che non ha giocato ad alto livello, può diventare un ottimo allenatore. Ok? Quindi è la dedizione che ci metti, nel senso che io quando sono stato capo allenatore dell'Academy a Bury St Edmunds, all'inizio ero in difficoltà e ho speso tutta l'estate a studiare, capire, chiedere, telefonare ai miei contatti o le persone che erano in questo ruolo, piuttosto che chiedere aiuto alla federazione inglese, per imparare e poi mettere sul campo quello che stavo imparando, ecco. E quindi la dedizione sicuramente fa la differenza. Certo. No, mi viene in mente adesso che dicevi che appunto alla fine la dedizione e il voler imparare le cose, ne parlavamo l'altro giorno con qualcuno, dicevi anche chi non ha giocato ad alto livello, addirittura non ha proprio giocato, può diventare un ottimo allenatore. Ma certo, ci sono dei casi. Adesso lo stesso Eddie Jones ha giocato, però non è stata una superstar internazionale. Ma nel calcio, Mourinho quasi non ha giocato, insomma, e sono dei giocatori assoluti. Guarda, scusa se ti interrompo. Vai.
Ho avuto a che fare, allora, prima quando ero a Bury St. Edmunds, è vicino Cambridge, quindi negli Eastern Counties, diciamo che è la zona di Northampton, dei Northampton Saints, ok? Quindi i Northampton Saints fanno dei corsi allenatore per gli allenatori della loro regione, per aiutare a praticamente ad aumentare il loro livello, perché poi cosa fanno? Gli allenatori vanno nei club, allenano i giocatori, crescono giocatori più preparati per poi essere presi dai Northampton Saints. Quindi i Northampton Saints investono tantissimo sulla formazione. E mi ricordo che ne ho fatti parecchi con loro, ma uno in particolare, allenare la difesa con il capo allenatore dell'Academy dei Northampton Saints, un ragazzo di 36 anni, ha smesso di giocare a 24 anni per un infortunio, insomma una cosa del genere, mai giocato ad alto livello. Io sono rimasto esterrefatto da il modo in cui allena tuttora, il modo in cui ha preparato il corso sulla difesa, dalle cose che ho imparato, per poi trasferirmi qua a Southampton, che invece è l'area del London Irish. E io sono stato anche coinvolto l'anno scorso con l'Academy, il DPP, il Player Development Program, dei London Irish qui a Southampton. Ho dato una mano. E i ragazzi che allenano, il DPP manager piuttosto che giocatori dell'Academy, sono ragazzi giovani che non hanno particolari grandi esperienze come giocatori, ma che si sono buttati a capofitto nell'allenare e fanno parte dell'Academy di London Irish. Ok? Quindi non è assolutamente detto, è la dedizione, la voglia che tu hai di metterti in gioco. Io una volta, adesso è veramente una battuta, ma io una volta ho fatto un corso allenatori in Lituania. Io ho vissuto 15 anni in Lituania ed era venuto un allenatore inglese, adesso non mi ricordo il nome, peccato perché era veramente bravo, bravo, bravo. Era venuto e ci aveva fatto 2 giorni di corso, credo che fosse il livello 1 della World Rugby ci aveva fatto. E nella pausa pranzo, io scambiando 2 battute con lui, io gli dicevo: io mi sono messo a giocare da vecchio, mi sono messo a giocare, ho giocato da bambino, abbiamo fatto qualcosina a scuola, e poi sono di Treviso, avevo tanti amici rugbyisti, però non ho mai giocato perché poi avevo un problema al piede e mi sono dedicato alla pallacanestro. E poi mi sono messo a giocare in Lituania già da grande, eccetera, con gli old, eccetera, e poi qua. E avevo questo, diciamo, questo senso di inadeguatezza da un certo punto di vista, e gliel'ho espresso, gli ho fatto questa chiacchierata con lui, e lui mi ha detto una battuta simpatica, mi ha detto: guarda, per essere allenatore di cavalli non è che tu devi essere un cavallo. Questo, un po' umor inglese. Però alla fine, se ci pensi, è vero, nel senso che sono due funzioni completamente diverse. Certo, se tu l'hai vissuto hai delle sensazioni un po' diverse su alcune cose, però magari delle volte vedere le cose dall'esterno ti aiuta in altre, e poi magari se hai giocato in mischia hai delle sensazioni sulla mischia, magari non ce le hai sui back, eccetera eccetera. Quindi guarda, non hai, sì, hai proprio centrato il punto, che è l'errore che molti giocatori che quando passano ad allenare fanno, nel senso che io voglio allenare nello stesso modo in cui, o fare le stesse cose che facevo quando giocavo o quando giochi. È la cosa che è più sbagliata da fare, che tutti prima o poi ci si scontra chi no vuol fare questa transizione, e poi capisci che in realtà allenare è totalmente un altro mondo. E secondo me il terzo livello inglese, per la mia esperienza personale, perché è quello che ho fatto io, non posso fare un paragone con altri livelli di altre nazioni perché non ne ho fatti, io ho fatto solo il terzo livello inglese, cioè il percorso l'ho fatto solo in Inghilterra come allenatore fino adesso, mi ha veramente aperto gli occhi, mi ha veramente cioè è stato un anno di formazione dove veramente ho avuto la possibilità di pensare al mio modo di allenare e a me come allenatore veramente, veramente in profondità, e andando veramente a fare dei cambiamenti anche un po' drastici, se vogliamo, però è sicuramente servito tanto.
Ok, guarda Andrea, intanto e dopo voglio accennare questo discorso, poi passiamo per i livelli della formazione inglese. Oltre al Villorba ti cercano già da tutto il mondo. Mario Copetti dice: buongiorno, saluti, ne parliamo per portarti in Spagna. Io non so, forse in Inghilterra linguisticamente sta meglio che in Spagna, però. Allora, e comunque ti invita lo stesso Mario, che è un amico, un allenatore qua di Barcellona. Italo-catalano, ti invita, dice: Danilo, commentagli se vuole venire a farci una visita al City Rugby 23, 24 e 15 luglio. Ah no, sarà 25, immagino. 23, 24 e 25 luglio a Berga. Quindi, insomma, se non hai niente da fare in quei Se, giorni lì, guarda, sei invitato in Spagna. io spero che con tutto questo purtroppo situazione che c'è in giro in questo momento, spero che tutto passi al più presto, prima di tutto per ovviamente la situazione generale al di fuori dello sport, perché lo sport in questi casi arriva, viene poi, passa un po' in secondo piano e poi perché così prima possibile tutti noi possiamo tornare a fare quello che amiamo e quindi stare con i ragazzi sul campo e continuare insomma le nostre sfide sia come allenatori che come giocatori che normalmente abbiamo nella nostra vita. Quindi mi fa molto piacere e spero di poterlo fare un giorno, presto, ecco. Andrea, posso aggiungere una cosa? Volevo aggiungere che oltre alla passione, oltre al coraggio, nel senso il coraggio di lanciarti in un'avventura fuori dal tuo paese, il coraggio di avere la passione per crescere, come hai detto tu, per imparare bene il proprio lavoro, secondo me ci sono altre due chiavi che tu hai capito benissimo. Una è quella della condivisione del tuo sapere e della tua esperienza. E questo, il fatto che tu mi abbia scritto e che siamo qui a fare questa chiacchierata, ne è la testimonianza. E dopodiché, la visibilità, nel senso che il fatto di adesso qua ci sono delle battute, però molto spesso restiamo chiusi dentro il nostro guscio. Quindi, tanto per dire, uno che ti dice: ma non è che ti va di venire a Villorba? L'altro che ti dice: ma ci interesserebbe averti al campus di Berga? L'altro che ti dice: eccolo qua, 13 e 15 luglio ci sarà anche Freddy Masò della AS Clermont-Ferrand, Mario Copetti. Cioè, queste cose. È perché questa gente in questo momento sa chi sei. Se invece noi ci chiudiamo molto spesso, io ho notato che spesso, sia in Italia ma in Spagna, dovunque, molti tendono a chiudersi nel proprio guscio, quasi gelosi delle proprie competenze e quasi gelosi, boh, questo meglio che lo nascondo piuttosto che lo esprimo. E così si perde moltissimo. Che cosa ne pensi, Andrea? Guarda, io penso che tu abbia centrato il punto, ma il fatto della, cioè, io, il fatto della visibilità, no? Del farsi conoscere è secondo me collegato col primo punto che hai detto, quindi la volontà di condividere, Certo. ok? Io le cose che so ora e le cose anche che non so ora sono in questa situazione perché ogni volta cerco di mettermi in gioco. Alzare il telefono o mettermi in discussione, nel senso che, guarda, può sembrare sono cose vere quelle che ti dico, cioè io quest'anno avrò chiamato Pippo Frati, non so, 4-5 volte durante l'anno, di dirgli, guarda, oh coach, ho un problema, oh, domenica andiamo a giocare contro questa squadra qui, cosa farei, cosa mi consigli? E lui mi diceva cosa mi consigliava. Cioè, mi dava i suoi consigli che poi io posso trovare giusti o meno, però sicuramente uno spunto di riflessione. Se dall'altra parte avessi avuto una persona che mi avesse detto: guarda, no, non mi va di condividere, come sarei, come posso crescere io? Come posso io in questo momento crescere se non passo le mie conoscenze ai ragazzi all'università? Perché io un domani da qui andrò via. O no, si cambia sì, nella vita. Sì. Se io tenessi tutto per me, che cosa, la domanda che mi devo fare è: che cosa ho lasciato a quell'ambiente? Niente. Perché questo magari è un errore che uno può fare quando allena, no? Quello essere quello che qui chiamano tell coach, quindi dire ai ragazzi cosa devono fare. Cioè, ok, allora
facciamo così, la touche, facciamo questo movimento, bam bam bam, funziona finché ci sei tu. Quando non ci sei più, funzionerà? No, no, no. I ragazzi hanno capito. Cosa gli hai lasciato? Hai aiutato a crescere il tuo giocatore? O gli hai solo detto cosa deve fare e lui ha eseguito? La stessa cosa funziona tra allenatori. Cioè, se io ti dico, Andrea, guarda, fai questo esercizio qui, oppure un capo allenatore viene da me che sono assistente e mi dice, guarda, questo qui è l'esercizio che devi fare, fallo. Ok, cioè praticamente lui mi ha cucinato la cena e mi ha detto mangiala, non mi ha dato gli ingredienti e mi ha detto Andrea cucinati tu la tua cena. Quindi io come allenatore in quel momento lì non cresco. Perché ti ha dato il pesce e non ti ha insegnato a pescare. Esatto, quindi assolutamente io sono sempre felice di condividere esperienze. Chiedo tanto riguardo ai tre quarti perché è quello dove in questo momento mi sto focalizzando per arricchire le mie conoscenze. Sono sempre disponibile a condividere la mia filosofia sulla mischia, sulla touche, sugli avanti, su tutto quello che diciamo ho come bagaglio di esperienza, ma assolutamente i tuoi due punti sono fondamentali. E capisco che d'altra parte ci sono un po' di mentalità campanilistiche, fa qualche volta come per dire io ho le mie cose, voglio star nel mio, però per crescere bisogna confrontarsi, secondo me, e non è la solita cantilena, è veramente così, e non bisogna aver paura, non è una vergogna non sapere una cosa, non è una vergogna, è un dire, guarda, è così, se hai la fortuna di conoscere qualcuno che è competente, o anche qualcuno che ne sa più di te, cioè non bisogna aver paura di dire, guarda, ascolta, abbi pazienza, ma io, tu come fai? Perché lo fai? Che filosofia c'è dietro? È così che ti arricchisci. Ascolta Andrea, intanto sei mai stato in Sicilia? Sì, un paio di volte, ma ero ragazzino. Perché qui continuano a invitarti da tutte le parti del mondo, non so. Beh, io oddio, ti posso... no, aspetta, anche quando giochiamo contro San Gregorio Catania, no, sono stato anche come giocatore, sono stato 2 o 3 volte. Angelo Iagliotti sì. Dice, io ti posso ospitare in Sicilia, non ti assicuro rugby di alto livello, una volta Catania era alto livello, ma ti faccio tornare in Inghilterra con 4-5 qui, tra che mi sono trasferito in Inghilterra e che mi vado in Sicilia, sono 15 kg in più di quando giocavo. E invece qui c'è un messaggio di un cognome che secondo me ti è familiare. Max Pozzi dice, Andrea, chi è il tuo babbo? Sì, il mio babbo. Immaginavo. Allora, Andrea non ha parlato dell'enorme determinazione che ha avuto nel voler intraprendere questo percorso. Per questa esperienza ha lasciato casa sua e un buon lavoro in una importante compagnia di assicurazioni. Come ha preso la tua famiglia questo tuo lanciarti? Allora, no, innanzitutto devo spezzare una lancia a favore di mio papà, perché come tutti quanti abbiamo qualcuno dietro che ci spinge, mio papà è sempre stato la persona che mi ha spinto di più a intraprendere tutte le scelte che ho preso nella vita, fin da quando ero un ragazzino che mi ha supportato per andare dall'altra parte del mondo, fino a che insomma tutta la mia carriera da giocatore con gli infortuni, io ho rotto tutti e due i crociati sia a sinistro che a destro, che mi hanno tenuto fermo per praticamente 2 anni in momenti chiave della mia carriera e tutto, quindi è stata veramente una persona che mi ha aiutato tanto. Non è facile, dico la verità, nel senso che io mi sono trasferito qui con Tania, la mia compagna, ormai siamo insieme da 10 anni, abbiamo lasciato entrambi, perché quando si parla di queste cose qui bisogna parlare anche della famiglia, abbiamo lasciato entrambi una situazione dove ci eravamo stabiliti a Pesaro, in una città dove si vive benissimo sul mare, e abbiamo lasciato entrambi questo, abbiamo scelto di trasferirci in un altro paese con un'altra lingua, dove sia io che lei siamo ripartiti da zero, perché Tania è una psicologa e ovviamente essendo psicologo in Italia non vuol dire che poi quando vieni qui sei psicologo nel Regno Unito, perché devi farti riconoscere i titoli, ci sono tante cose da dover la lingua, quindi insomma non è stato facile, non è facile tuttora, perché insomma non sono arrivato, nessuno è, non si arriva mai nella vita, però sicuramente sì, bisogna fare come quello che tu prima hai detto, hai racchiuso un po' con il coraggio, no? E bisogna avere coraggio e bisogna fare scelte importanti, esatto. Io sono contento delle scelte, dei sacrifici,
ci sono momenti di difficoltà, però se hai, insomma, se sei determinato, impari anche a come affrontarli, ecco. Okay. Andrea, io stavo pensando che sono un disastro, perché mi sono fatto prendere da tutta una serie di domande e interventi, però abbiamo parlato di cose interessantissime e abbiamo lasciato il topic di cui dovevamo parlare oggi, però iniziamo e poi magari se non ci basta il tempo ripetiamo un po' più avanti e certo, lo approfondiamo. Arrivato lì in Inghilterra, il gioco eccetera, ci racconti un po' del percorso di formazione di un allenatore in Inghilterra? Come funziona e magari se ci dai anche qualche piccolo tip, diciamo, di cose che tu hai imparato in questo cammino che poi applichi quotidianamente nel campo, magari dei principi base che vengono utilizzati lì in Inghilterra. Certo, allora cerco di essere il più sintetico possibile. Il secondo livello inglese, che adesso è diventato il livello base, perché se tu vuoi allenare fino all'under 10, o 12, qualcosa del genere, ci sono quelli che chiamano dei corsi dedicati proprio per ogni under, nel senso che, no, se tu alleni l'under 8 puoi fare il corso che dura non so quanto, però sono dedicati appunto per quelle categorie. Poi appunto c'è il secondo livello, che diciamo che è il livello base per iniziare a allenare, che dura 3 giorni e ti dà le conoscenze base per poter allenare le categorie giovanili o comunque chiunque in sicurezza, quindi insomma viene visto come si allena il placcaggio, le basi della mischia, insomma tutte queste cose qui che sono utili per incominciare il percorso d'allenatore. Dov'è che sta la in Inghilterra, dov'è che sta la differenza? Sta nei corsi invece che organizzano la federazione in primis che organizzano anche le squadre di premiership, nel senso che tu a livello regionale in realtà durante l'anno hai tantissimi corsi di 3-4 ore la sera, il lunedì sera normalmente sono, dove puoi invece andare ad arricchire nello specifico quello che hai imparato nel corso, nel senso che la federazione dell'Hampshire, quindi la regione dove vivo io, organizza, quindi non so, faccio per dire, quelli che chiamano CPD, quindi i corsi di sviluppo dell'allenatore, per quanto riguarda, non so, la mischia chiusa, la touche, non so, la difesa, il contrattacco, oppure come fare un profilo di giocatori, e quindi la chiave sta nella continua formazione, ok? Non nel fare il secondo livello piuttosto che il primo, così, ma nel tenersi aggiornato e cercare di dividere poi quello che deve avere, no, l'allenatore, la conoscenza dell'allenatore, di romperlo a pezzi e andare a fare questi corsi di 2 o 3 ore la sera durante la settimana, per andare a, più nello specifico, imparare cose più importanti che ti servono a te. Quindi questa sicuramente è la cosa buona, perché tu hai veramente tante opportunità nel giro di, ovunque tu sia in Inghilterra, nel giro di, non so, 50-60 km da casa, per fare questi corsi di formazione specifici organizzati o dai club di premiership o dalla federazione inglese. Per poi invece chi vuole ovviamente fare un extra salto o vuole continuare la sua formazione, c'è il terzo livello. Il terzo livello è un corso a numero chiuso tutti gli anni, dove tu devi applicare e devi dimostrare che hai le skills per poter entrare. Quest'anno credo che il corso che abbiamo appena finito, credo che fossimo stati 140 in tutto il paese, perché sono 4 classi da, dipende il numero, però insomma, 150, insomma, vanno dai 30 ai 40 partecipanti, ed è un corso che dura un anno, molto intenso, dove hai un mentore personale che ti segue. Sì, e infatti questa è la chiave, secondo me, che hai un mentore personale, quindi hai il terzo livello con i moduli che tu devi fare, che ti fa fare la federazione, e quello è standard per tutti, ma poi il percorso che tu fai è un percorso individuale, cioè nel senso che il tuo mentore ti
mette sotto pressione o ti dà le sfide, chiamo challenging, ti fa crescere in base a quello che tu hai bisogno. Ed è questa la cosa, cioè non è un pacchetto preimpostato che ti servono e ti dicono, ah, questo qui va fatto così. Cioè, ok, i moduli in classe, alla St. Mary University, io l'ho fatto perché qui a Londra, essendo nella parte di Londra, è uguale per tutti, c'è una discussione, ti confronti con altri allenatori che allenano a tutti i livelli, maschile, femminile, chi è coinvolto nelle squadre di Premiership, chi è coinvolto nei club normali, chi nelle università come me, insomma, quindi puoi vedere diversi punti di vista e poi appunto fai questo percorso personale ed è un percorso cucito su di te, cioè io se penso a quello che da come ho iniziato e come ho finito è una cosa pazzesca perché come ti dicevo prima ti fa aprire gli occhi, cioè io per esempio la mia comunicazione è cambiata tantissimo, il modo in cui io mi approccio ai giocatori e il modo in cui alleno e questa è stata la mia più grande diciamo sfida quest'anno e sicuramente è una cosa molto molto è stato un corso molto 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 formativo. Ci sono delle cose da fare. Sì, vai. Ok, scusa se ti interrompo un secondo. Che tipo di giocatore sta cercando di costruire la RFU? E soprattutto, tu che hai vissuto anche delle esperienze, ovviamente in Italia, ma anche Nuova Zelanda, a me sembra da fuori che ci sia una linea abbastanza specifica dell'RFU. In che cosa si differenzia magari da quello che potresti trovare in Italia o in Nuova Zelanda? Forse Nuova Zelanda, essendo britannico, un po' più vicino all'Inghilterra. Però ce lo racconti A grandi linee. Sicuramente il giocatore che puntano a creare in Inghilterra è un giocatore polivalente, che sappia fare tutto, che non tralasci nessuna delle proprie skills e che sia indipendente, ok? Qui in Inghilterra puntano tutto, soprattutto nella formazione del giocatore a tutti i livelli, quello che ti insegnano i corsi allenatori sono quello che loro chiamano CARDS, quindi Creativity, Awareness, Resilience, Decision Making self-organize, quindi creatività, lasciare i giocatori liberi di creare, ok? Ti faccio un esempio, un ragazzo, non so, pilone, a 14 anni, si gioca al tocco, eccetera, eccetera, prende, fa un calcetto a scavalcare, recupera la palla, assolutamente non dirgli, ah no, hai sbagliato, ah ma tu sei un pilone, non devi calciare, assolutamente. Questo è una cosa che assolutamente non devi fare, perché se in quel momento lui ha preso quella decisione, non è il fatto che lui non deve calciare perché è un pilone, ma perché possiamo discutere sulla decisione che ha preso, la decisione giusta o la decisione sbagliata. Che cosa hai visto? Sì. Esatto. Quindi insomma il decision making, quindi la presa di decisione, self-organize, cioè auto-organizzatevi in campo, ma non auto-organizzatevi solo di come ci mettiamo in campo, cioè io per esempio, cioè nel senso che parte da tutto quello che fai, nel senso parti l'allenamento, dici ok, incominciamo, dai le consegne, incominciamo fra 30 secondi, dividetevi in due squadre, non a Canotta Mario, Canotta Luigi, Canotta Luca, no, falli far da soli, se fanno le squadre squilibrate si troveranno in una situazione non giusta, allora tu come allenatore potresti intervenire dando alla squadra più forte dei limiti, no? Quindi nel senso, volete fare le squadre squilibrate? Ok, la squadra rossa che è la più forte, ok, ha solo due tocchi, poi turnover, capito? Dopo sei tu che intervieni, ma falli organizzare, perché se tu gli dici come devono fare, come si devono mettere, poi in campo al primo problema non saranno capaci di risolverlo. Oppure addirittura io ho visto dei video di
come si chiama lì, Rashow, questo della Magic Academy, dove lui addirittura è una roba fighissima che io ho provato a sperimentarla in allenamento ed è bellissimo. Addirittura queste modifiche che tu parlavi gliele faceva fare i giocatori, nel senso che ferma il gioco, dice certo, adesso dovete dare un super potere alla squadra avversaria. È proprio uno dei coaching, dei strumenti che ci insegnano noi nel nostro percorso. Quindi il fatto di dare un superpower, perché fa pensare al ragazzo alle regole del gioco e dice, ok, come posso io... Quindi capito, c'è tutto un processo dietro che tu metti il giocatore nella condizione di pensare e di dire, ok, devo trovare una soluzione, devo trovare un superpotere che mi permette di segnare. Ed è questo il processo che quando il giocatore in campo dice, ok, durante la partita sarà in grado di fare un'analisi dell'altra squadra, un'analisi della propria squadra, è un'analisi di dire, ok, dove vado ad attaccare? Dove vado? Qual è il punto debole? Però lo fanno da soli. Non c'è l'allenatore a bordo campo che gli urla, ah, gioca largo, gioca stretto, fai volare la palla all'ala. No, sono capaci da soli di trovarlo. E anche in allenamento, da gusto, quando queste cose qui poi arrivano, è molto importante. Quindi diciamo, quando ti dicevo un giocatore indipendente, un giocatore polivalente, un giocatore che è capace di rispondere e trovare soluzioni ad ogni tipo di situazione. Ecco, giocatori che giocano in base a quello che hanno davanti, prendendo scelte giuste. Questo è quello che la federazione inglese, secondo me, punta molto. Poi dopo c'è tutto il dietro di come ci si arriva, è un altro discorso. Quindi come tu hai fatto solo un esempio, quello ne è un esempio di uno strumento che ha l'allenatore, piuttosto che tanti altri. Però insomma questo è, diciamo, come la federazione inglese vuole... Un'altra cosa che ho notato nei video del RFU è l'utilizzo di moltissimi tipi, ad esempio, di palloni differenti, per fare un altro esempio. Qual è, magari, visto che abbiamo la possibilità di parlare con uno che è dentro questo sistema, io ovviamente lo possiamo immaginare, però tu lo vedi nel campo quotidianamente, qual è la funzione poi specifica di questo tipo di lavoro? Io questo l'ho visto fare anche da Eddie Jones a Treviso nel campus con i ragazzi dell'Inghilterra Seniores, ecco, che preparavano il mondiale. Esatto. Ma sono diversi stimoli, perché tu hai uno stimolo diverso, avendo una differente size del pallone, quindi una differente forma del pallone, hai stimoli diversi. Quindi la tua concentrazione, il tuo metodo di come passi la palla, di come la ricevi, di come è diverso. Quindi ti aiuta a fa lavorare sulla plasticità delle tue skills, ok? Perché sicuramente se devo maneggiare un pallone da calcio è diverso che maneggiare una pallina da tennis, ok? Quindi sicuramente il pallone da calcio sarà più facile per fare dei calci, non lo so. La pallina da tennis sicuramente devo stare molto più concentrato su il catch, la presa, ok? Quindi ci vuole un'accuratezza sul prendo e passo diversa da un pallone da calcio, un pallone da rugby, perché il pallone da rugby è molto più facile da prendere rispetto a una pallina da tennis. Certo. Ui, si è frisata l'immagine. Tipi di pallone per incentivare i giocatori a usare tutte le loro skills, ecco. Ok. Andrea, tu mi senti? Perché io ti sento bene, però si è bloccata l'immagine, quindi sei rimasto sul catch della pallina da tennis, hai le mani messe ben posizionate in maniera perfetta e ti sta per arrivare la pallina. Adesso mi senti? Sì, no, ma io ti sento tranquillamente, solo che non ti vedo più. Cioè, ti vedo frizzato, però... Io vedo tutto normale, vedo sia me muoversi che te, quindi non so... Mi spiace. Ok, va bene. No, ma non c'è nessun problema, magari riprenderà, ok. Comunque, andavamo anche verso...
Ok. Andavamo anche verso la fine. Un'altra domanda che sempre vedendo video ho notato, e però volevo chiedere a te se questo poi è una cosa che accade a tutte le categorie in maniera trasversale, è questo famoso utilizzo della skill zone, no? Cioè di portare fuori i ragazzi dal gioco generale per lavorare delle abilità concrete. È qualcosa certo. Che si lavora proprio in maniera trasversale in tutta la formazione dell'RFU, o era un caso che avevo visto quel video là? No, è assolutamente, si chiama la metodologia di allenare, quindi insomma come pianifichi la tua sessione, le skill zone e le game zone. Quindi sono le game zone, sono tutti i giochi che tu fai, che potrebbero essere tutti touch, tipi di touch possibili e immaginabili, i giochi che tu come allenatore prepari per i giocatori, mentre invece la skill zone, come tu dicevi, sono blocchi isolati. Allora, entrambe le cose hanno dei benefici e delle cose magari... dei pro e dei contro, ecco, chiamiamo così, perché la skill zone ti dà la possibilità di allenare il gesto tecnico senza pressione e di affinare il gesto tecnico, però d'altra parte, non essendoci tanta pressione e ripetendo il gesto più volte, impari il gesto tecnico ma non hai pressione degli avversari, mentre invece nella game zone hai diversi stimoli, hai più pressione perché c'hai gli avversari, no, che contestano il possesso, hai più spazio sicuramente dove giocare, perché un campo dove giochi il touch e un campo dove fai la skill zone sono molto diversi, però appunto magari a volte durante il touch o durante le cose non hai il tempo di eseguire il gesto tecnico nella maniera perfetta. Quindi insomma diciamo che una supporta l'altra. L'importante è che queste due siano connesse. Cioè, nel senso che se io sto facendo touch offload, ok, faccio un esempio, la mia skill zone deve essere focalizzata sugli offload, ok? Perché? Perché porto fuori 5-6 ragazzi dei 25 che ho, gli faccio fare per 3, 4, 5 minuti degli esercizi specifici sull'offload, poi loro tornano nella game zone e possono mettere in pratica quello che hanno appena fatto, ok? Quindi è questo... La filosofia che c'è dietro game zone e skill zone, e può essere rapportata a qualsiasi cosa, ok? Sia al, non so, la mischia, la touche, ai calci per i tre quarti, insomma, quindi è diciamo il metodo che loro usano appunto per supportare la loro formazione, anche se comunque si dà sempre priorità al gioco, a imparare attraverso giocando, quindi non fermando l'allenamento, non facendo cose dove io faccio un passaggio, poi mi rimetto in fila, devo aspettare un minuto e mezzo prima di fare un altro passaggio, perché questo allora, cioè, vuol dire che se io faccio 5 minuti di skill zone e lo faccio con 15 ragazzi, il mio giocatore tocca la palla 4 volte. Certo. Capito? Quindi ci sono poi dopo dietro delle considerazioni da fare, però sicuramente certo. Una supporta l'altra, entrambe sono molto, molto interessanti. Certo. Ascolta Andrea, io lo dico sempre, però la maggior parte di queste chiacchierate sono veramente così. Io andrei avanti a parlare ancora per un'ora, però purtroppo a mezzogiorno ne ho un'altra e poi non ti voglio neanche rubare troppo tempo. Io però credo che ci possiamo dare un appuntamento a magari qualche mese o qualche settimana di distanza per tornare, perché non lo so, io ho la sensazione che la tua esperienza sia di un valore immenso per chi sta ascoltando, quindi ti ringrazio anche di avermi iscritto, perché magari non ci siamo mai nemmeno conosciuti, e quindi veramente grazie di questa cosa qui. Ascolta, tu hai visto le altre mie interviste, quindi io ho le ultime due domande, quelle classiche. La prima è che ti volevo chiedere è se avessi una persona da consigliarmi tra quelle che hai incontrato magari nel tuo cammino appunto di formazione, anche in inglese, non per forza in italiano, che, come preferisci tu, che mi consiglieresti di intervistare e che secondo te può portare del valore a questa serie di interviste che stiamo facendo? Ma ce ne sarebbero tantissime, perché come ti dicevo all'inizio ho avuto la fortuna di lavorare con persone fantastiche.
Così su due piedi, allora, se vuoi un po' differenziare per quanto riguarda l'aspetto rugbistico, c'è una persona che può darti veramente, che è coinvolto in uno dei migliori setup al mondo di rugby, come preparatore atletico, che è Tommaso Boldrini, un ragazzo italiano che è veramente una persona speciale, che è preparatore atletico della Rochelle, in top 14. Lui, Tommaso, è un ragazzo che è partito dal calcio per poi arrivare con noi Cavalieri Prato in Toscana e poi appassionarsi di rugby ed è riuscito ad arrivare in uno delle migliori setup professionistici d'Europa. E per quanto riguarda, non so, uno in lingua inglese, se vuoi, c'è una persona che ho conosciuto, un allenatore qui inglese, si chiama Ivan Torpi, che è ex capo allenatore responsabile di Hong Kong e adesso è Rugby Development Officer per la regione qui, la regione di Southampton. È un allenatore che ha tantissima esperienza, ha fatto parte delle London Irish Academy e sicuramente lui ha un bagaglio di esperienza e soprattutto è una persona molto molto disponibile, dal quale potrebbe venire fuori veramente una chiacchierata interessante. Ecco, queste sono le due persone che mi sento di consigliarti, ecco. Fantastico. Se poi ti chiedo la cortesia, se eventualmente chiedendoglielo prima, però se poi certo, mi passi i contatti, mi fai un grande piacere. Io sto costruendo così questo network, assolutamente. Però ne stanno uscendo fuori delle cose veramente belle. Andrea, è l'ultima, se hai sentito qualche chiacchierata mia precedente, è il momento di rugby più bello, se dovessi sceglierne uno. Con cosa... Te quedas, dicono qua in Spagna, con cosa, che cosa ti tieni se ne dovessi scegliere uno? Faccio tanta fatica a dirne uno. Sicuramente, non so, proprio uno in particolare, quando ho giocato titolare contro lo Stade Français. Perché diciamo che da ragazzino, no, hai sempre sognato di riuscire ad arrivare a quei livelli lì. E mi ricordo che giocammo a Le Mans in Francia contro lo Stade Français, addirittura il primo tempo lo chiudemmo in vantaggio. In Challenge, no? Sì, Challenge Cup. Sicuramente quella esperienza lì è un'esperienza che mi ha lasciato come per dire cavolo, finalmente posso giocare contro quelli che fin da bambino guardavo come no i campioni. C'era Paris nello Stato. Sì, c'era Paris, Paul Sakei, tantissimi altri giocatori della nazionale, sia francese che insomma è stato veramente un momento che ricorderò per sempre. E poi penso, no, le promozioni sia con Noceto, ma soprattutto anche col club mio del Pesaro Rugby, che insomma il club da bambino quando siamo riusciti a conquistare la Serie A, quella è stata veramente, insomma, lo fai con gli amici di una vita con cui sei cresciuto, diciamo che a livello umano e rugbistico è stato veramente uno dei traguardi più belli, insomma, ecco. Te l'ho detto un paio, ho un po' barato, fantastico. Non te la facevo. No, fantastico, fantastico. Fantastico. Andrea, è stato un piacere immenso, immenso grazie fare questa chiacchierata con te e ricordo a tutti che se volete approfondire in un altro momento o quando volete, c'è anche l'intervista che Andrea ha fatto per Allenatore Efficace che è uscita proprio stamattina, quindi vi potete proprio fare un full immersion di Andrea Pozzi in questa domenica. Se un bene o un male. Grazie, grazie tanto. No, concludendo, volevo farti ancora i complimenti per la pagina. Grazie. Veramente, quando vedere appassionati di rugby, insomma, persone che lo fanno nel loro tempo libero e mettersi una cosa come hai fatto tu, veramente complimenti. E volevo dire che, ricollegandomi a quello che ci siamo detti, tutte le persone che hanno piacere di mettersi in contatto con me per fare una chiacchierata, per condividere la loro esperienza, allenatori, giocatori, qualsiasi persona, liberi di contattarmi, sono su Facebook, sono ovunque, quindi veramente grazie ancora. Fantastico Andrea, grazie e buona domenica. A te, ciao. Ciao, 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 ciao.